ogni tanto nel movimento ci sono degli atti quasi di schizofrenia, ma che sono normali, dato che il movimento è un organismo giovane. Voi sapete quello che a cui voto il collega di Topinieri, che parla di altri, ha fatto dei commenti tanto del cellulare su Facebook, che lo dicevano per lo scoglio mentre era in giunta, dove non si può messaggiare verso l'esterno, come realtà il regolamento dice che puoi trattare degli argomenti, lui commentava dei manifesti. Questo ha significato che comunque all'interno del gruppo, all'interno delle anime che compongono il movimento, ci sono delle persone come delle persone normali, tutto sommato. Ora, anche per De Grillo e Gian Roberto Casaleggio, le due persone che fanno da garanti, almeno che possono, per il Movimento 5 Stelle, anche loro sono delle persone semplici, delle persone normali. Cosa credo sia successo ieri? Allora, innanzitutto quello che so per certo. Alla fine di aprile ho deciso, in maniera del tutto legittima e autonoma, di impegnarmi in prima persona a che venisse presentata una lista 5 Stelle alle elezioni regionali. Non me l'avevano ordinato il medico, né continua a ordinarlo il medico. Potrei smettere di occuparmi di questa questione oggi come ieri, non lo fa. Che se ne dica, che sui social network si dica, io non sono neanche su Facebook, quindi social network per la mano non mi seguo. Qualunque cosa si dica, io ho deciso di farlo ad aprile e manterrò l'impegno, andrò fino in fondo, farò di tutto perché si presenta una lista di 5 Stelle e questa lista vada a contrastare lo strapotere del centro-sinistra del Partito Democratico della Basilicata e continuo a ritenere che una lista fatta da persone semplici, chiunque esse siano, il Movimento 5 Stelle ha la possibilità di vincere le elezioni. Questo perché dal mio modestissimo punto di vista non sono le persone che fanno il movimento, ma è il movimento che forma le persone. Scusate se lo ripeto, la prima volta che mi sentirete dire, come fece mesi fa Giovanni Fabia, io ho preso 120.000 voti, io ho preso 40.000 voti, il mio indirizzo in casa che è un po' così fate 54, quindi la materia di prendermi a calcio sul culo. Non lo dirò mai, ok, posso mentire adesso, ma lo vedrete. È il Movimento 5 Stelle nella sua interezza che ha la possibilità di vincere le elezioni di Basilicata e forse anche le prossime elezioni nazionali. Perché i sondaggi non dicono a te, state adesso. Non lo dicono quelli nazionali e non lo dicono in Basilicata. State dicendo. I partiti faranno l'impossibile se ci sarà la lista 5 Stelle per rosicare ogni voto, con le chiedere, con le minacce, con le lusinghe. C'è ben poco da mettere sul piatto a chi occhi per vedere, perché è una situazione di crisi di oggi che voi dire. A chi già hai promesso, puoi ancora promettere, molti crederanno alle promesse. Molti si attaccheranno a quel piccolo privilegio della conoscenza di Tizio, che l'Italia ancora non concede, ma hanno le ore contate, tutti quanti. Cosa è successo nelle scorse settimane? Io personalmente mi sono preso l'onore e l'ore di raccogliere la documentazione di tutte le persone che si erano candidate a essere portavoce nella lista regionale che tende comunque doveva certificare. Il nostro statuto impone la cosiddetta certificazione, ossia il riconoscimento formale da parte di Pepe che queste persone che si vogliono presentare in lista rispettino i requisiti, ossia non abbiano essere di partito, siano residenti in regione Basilicata, abbiano la fedina penale pubblica, ossia abbiano il certificato del casellario giudiziario, punto. Ognuno dei candidati poi compila un modulo nel quale, sotto
alcune condizioni. Primo, di non avere procedimenti penali in corso. Secondo, che nel caso in cui qualsiasi delle condizioni firmate in partenza non si dovessero più verificare nel corso del proprio mandato, si dimette dall'incarico che ha eventualmente assunto a seguito dell'elezione. Queste condizioni le sottoscrive e le ha sottoscritte ciascuno dei due, perché noi ne abbiamo previsti due, nel caso mai si potesse verificare qualcosa strana con i supplenti. Ciascuno dei 22 prossimi candidati che sono ancora in attesa di certificazione. La certificazione non consiste in nient'altro che il riconoscimento da parte di Berto perché riceve la documentazione dell'effettiva corrispondenza dei documenti della dichiarazione rilasciata alla realtà. Beppe e lo Stato ieri hanno estratto il risultato del voto, che sappiamo tutti, aveva al primo posto delle preferenze Giuseppe Di Bello, al secondo Pierpaolo Felicini, al terzo Gabriele Di Stanzo, al quarto Giovannino e al quinto Angela Maria. Dopo un'ora e mezza c'è stato un altro PS dove si diceva che in maniera interamente molto vaga, a seguito di una verifica della documentazione formale, il candidato Di Bello viene escluso ed è nominato candidato contro il vicepresidente Pierpaolo Felicini. Ora, innanzitutto io non ho chiamato dopo queste due cose né Beppe né Gian Roberto perché ero veramente, veramente molto arrabbiato e amareggiato che avessero trattato il popolo lucano della regione Basilicata, mentre la luce di Giancarlo Gervasio, l'unico per la porta luce Basilicata, trattato tanto male da arrivarci al ruolo di due posti. Se fosse stato la Lombardia, Bellina, non avrebbe ragione così, e questa cosa mi amareggia tantissimo. Primo. Secondo, la verifica formale che evidentemente Beppe ha fatto della documentazione non doveva avvenire con questo ritardo, doveva essere fatta questa data che mi ha dato Beppe prima della votazione. Ma ciò non toglie che, siccome io li ho chiamati, li hanno contattati qui da Lombardia. E a me è stato riferito che lo Stato ha agito in totale libertà di esprimere le cose esattamente come sono andate, anche a costo, hanno detto le storie parole, di farci del male. Ossia hanno preferito mettere l'esito della votazione, anche se loro in ritardo avevano valutato l'incandidabilità di certo livello, portare a termine comunque la votazione, far uscire l'esito reale e solo dopo, per loro, negligenza e ritardo, perché negligenza per loro ritardo, dire che quella persona è candidata. Avrebbero potuto e nessuno se ne sarebbe accorto, a dire, ha vinto Pierpaolo Felicini. Avrebbero potuto farlo, io però mi ripeto le parole che hanno detto Mirella, che ci ho parlato, no? Hanno detto che sono parole, noi come ci attacco ne di frequente, anche a costo di farci del male da soli, abbiamo preferito essere trasparenti in ogni passaggio. Non avevamo valutato in tempo di cambiabilità, l'abbiamo valutata soltanto a votazione in corso, l'abbiamo fatto svolgere la votazione lo stesso. È venuto fuori primo, ma è per quello che abbiamo fatto un male di fine. Io non ho, a me non piace molto questa procedura, no, ma non dico di aver ragionista in altre situazioni nel lontano 2010 e l'ho vissuta sulla lista che ho detto a mamma mia, pari, anche se non un nome. È un modo di agire che lo Stato ha sempre avuto. Ci lavorano in pochi e questo è il limite oggi nel Movimento 5 Stelle, cioè la struttura che deve essere deputata a verificare, come dice sempre Beppe, io non sono né un garante. La struttura che fa da garante in questi casi dovrebbe essere potenziata, ma siccome non vediamo una coordinazione del pubblico, questa struttura si basa soltanto sulle proprie ipotesi e su quello che involve ricava dalle inserzioni pubblicitarie. Se avessimo 42 milioni di euro, siamo sicuri che quello che è non sarebbe successo, perché c'erano 30 o
40 persone che avrebbero valutato in tempi rapidissimi la documentazione che noi, che io ho mandato in ritardo, perché, non per colpa mia, ma non per colpa di nessuno, perché siamo partiti in ritardo, perché forse tanti hanno mandato un po' più tardi le tasse, e le tasse, avete già aperto, le volevano vedere dal vivo i certificati, perché i file che gli avevano anticipato, certamente non li bastavano per non fare scontare il caso. E per quanto abbiano fiducia anche in me, volevano le tasse originali, che io ho mandato per posta alla casella di posta dove si mandano queste tasse. Ora, ci sono delle regole. Ci sono delle regole che ciascuno di noi deve rispettare se vuole stare nel Movimento 5 Stelle. Queste regole sono inderogabili e non vanno a toccare la capacità del singolo o le qualità del singolo. Tanto sono intoccabili che quel pellegrino non si è mai candidato e mai si candiderà perché ha una lontana passata giudicata. Per omicidio colposo per il famoso incidente d'auto nella quale morirono due persone e non era da lì. Perché non si candiderà mai, perché nessuna regola, quella regola la rispetterà. Ora, nessuno toglie a ciascuno delle persone che erano candidate il valore dal primo all'ultimo, perché per me, nonostante io abbia espresso giustamente come ognuno di noi il mio voto di ieri, e sono legittimamente votante, è giusto. Ognuno dei candidati, dei cinque candidati, valeva da uno. Io dico che negli ultimi tempi, per le polemiche interne al gruppo 5 Stelle di Basilicata, quelli che hanno parlato di più in certi momenti sono proprio i ragazzi, che in certi momenti non valevano nemmeno 0,5. Perché come arrivavamo poco? Dicevano, no, tu non puoi intervenire, perché se paghi tu, la maggior parte di noi poi si lascia influenzare da quello che dici tu e ti segue. Allora scusate, siamo 5 Stelle a corrente alternata, siamo liberi pensatori e capaci di intendere di volere la corrente alternata. Chi me l'ha detto? Non ho mandato a quel paese perché vorrei bene. Però non funziona così. Non funziona, così come non funziona che io non sono e non mi sentirò mai politicamente corretto. Se qualcuno mi chiede perché hai votato ieri, io glielo dico. E non perché non mi interessa la cosa vera, che io vado molto, se uno va da me, glielo chiede, lui si accorge che lo dice. Che me ne frega a me che io sono portavoce, solo per questo che ho sempre limitato. Non sarò mai così falsamente politicamente corretto. Allora, ieri c'erano delle cose che non erano in regola ed è colpa dello Stato, e di questo vi ricorderò sempre, non essersene accorti a tempo debito. Perché se se ne sono accorti alle ore 19:30, vuol dire che avevano tutti del merito a sapere come stanno le cose. E li avevano da molto tempo. E soprattutto io li ho chiamati, contattati la prima volta il 1° luglio e gli ho chiesto, signore, non è messo di Basilicata, che supporto ci date? Come ci dobbiamo regolare con le candidature? Le possiamo scegliere noi? Le potremmo supportare? Per un mese e mezzo non mi ha detto nulla, e lo sanno tutti gli attivisti che ho contattato il primo, tramite la struttura di supporto del Parlamento, tramite il circolare direttamente di Gian Roberto. L'unico a cui io non ho mai chiamato è perché io non lo chiamo. Io so che è e so quanto è disponibile e so che se ci sarà stata una campagna elettorale che sarà qua, io non lo devo chiamare per dire scusa per te, decidiamo non che riusciamo a supportare, diciamo che non chiamare. E questo fatto da che non si sono attivati, non me la sono presa, però arrivare alla fine di agosto e ancora non sapere tutto, questo mi aveva fatto uscire da tutto. Non ho mollato, mi ero preso tutto e ho continuato, fino a quando ho mandato la documentazione. Ora, se è la funzione che deve avere lo Stato, quella di controllare e essere garanti che loro l'hanno espletata, il ritardo è una cosa francamente mi fa parecchio arrabbiare, ma mi fa anche parecchio arrabbiare, come ho già detto prima, che oggi si possa soppensare che senza una determinata figura il movimento non possa andare avanti. Qua lotta un popolo, non lotta il
singolo, il singolo non va da nessuna parte. Io domani mattina, se mi ripresento con la lista, vogliamoci bene, mi votano in 5, io non vado un cazzo. Se domani non lo faccio, parlo molto di meno. Mi dispiace solamente che in determinati momenti io debba avere 0,5-0,4 davanti ad altri che invece si riempiono la bocca, soprattutto sul web, sui forum e su Facebook, e dicono: eh sì, vabbè, ma uno vale uno. E quindi io posso in tutta ragione proporre il fatto che le emissioni in atmosfera non fanno male alla salute, ma non fanno uno. Uno vale uno, ma se sei giù, io non posso sentire.